Reti Comuni è un progetto di ANCI e di ANCI Lab che ha messo in sinergia le amministrazioni comunali, a partire da quelle più grosse, più significative, Milano in testa, affinché le procedure dell'anticorruzione non fossero solo un adempimento burocratico in carico ai comuni, ma fossero fonte di specializzazione e di professionalità che possano intercettare sia nei momenti delle procedure, ma anche nei momenti autorizzativi, nei momenti degli appalti, delle concessioni, quelle che sono anomalie da segnalare alle diverse autorità a secondo del grado di rischio che viene intercettato. Quindi un approccio di tipo, come dire, non burocratico formale, non di adempimenti, ma che prende in carico ciò che la finalità della legge vuole portare avanti, e cioè che nelle pieghe talvolta delle situazioni, delle procedure amministrative, si può insidiare quello che è appunto il veleno della corruzione. Quindi un grande investimento formativo, ma anche un accompagnamento dentro le prassi. In secondo luogo, abbiamo voluto da questa esperienza diffondere poi anche nei diversi comuni, a secondo di quelle che sono un po' le tipologie e il numero di abitanti, le complessità di tipo organizzativo, perché non ci sono territori esenti. E in terzo luogo abbiamo voluto anche valorizzare con un progetto che rilanceremo proprio in questi mesi, finanziato anche da Fondazione Cariplo, una restituzione alla informativa alle comunità locali di qual è stata la destinazione dei beni confiscati alla malavita, alla criminalità organizzata, alla mafia, all'ndrangheta, alla camorra nel territorio della Lombardia. Non è solo un dato, come dire, documentativo, ma far vedere che nasce il positivo con progetti di recupero, di integrazione attorno a luoghi che erano stati i luoghi della capitale, diciamo, del capitale corruttivo, dell'uso improprio delle risorse a favore invece di un uso a favore del bene comune, della collettività. Anche queste storie vanno conosciute, vanno raccontate, perché anche dando indicazioni positive che si cresce con una comunità più coesa.